in mezzo alla strada mi sono dovuto fermare. Praticamente davanti al cliente c'era giusto lo spazio carico e scarico, mi sono rinculato lì, aperto la sponda e vai, pedana idraulica e traspalle. Top dello stretto. Buongiorno, allora lunedì 19 luglio, sono le 7.50 e sto fermo qui all'area di servizio Salaria, in ingresso a Roma. Allora, sono partito stamattina che era le 4 e un quarto più o meno, qualche minuto dopo. E niente, sto con rimorchio corto, oggi ho tre consegne qua a zona Roma, una proprio dentro Roma, alla fine della via Appia, su una via traversa. Poi devo andare a Ostia Lido e poi devo tornare verso l'interno, zona di Aprilia. Quindi tutta Roma oggi. Vabbè ragazzi, fatto colazione, caffettino, brioche, area di servizio Salaria, piccolina, però c'ha il bar che merita, raga. Cioè in autostrada fa colazione con brioche alla crema, bella grossa, carica tanto di crema, caffè buono con bella aroma a 2,20 euro, è pazzesco, cioè veramente onesti. Va bene, dai, parentesi a parte, mo metti in moto e mi addentro nel raccordo e vediamo di andare a scaricare sta prima consegna. Thank you.
Allora, consegna fatta. In mezzo alla strada mi sono dovuto fermare. Praticamente davanti al cliente c'era giusto lo spazio carico e scarico. Mi sono rinculato lì, aperto la sponda e vai. Pedana, idraulica e traspallet. Io ho scaricato. Ci ho messo un po' perché mi hanno dovuto contare tutti i pacchi, insomma, hanno fatto aspettare un po'. Vabbè, comunque è fatta. Qua ho impostato l'indirizzo per la prossima consegna e se va a fare la prossima consegna. Allora, sto cercando di uscire da Roma. Ho impostato tutti e due i navigatori, come faccio sempre quando vado sui posti che non conosco e non voglio rischiare. E vediamo quello che scappa fuori. Iniziamo a uscire da Roma. È stata un po' complicata perché non è mai venuto in questa zona, quindi... Poi quella consegna che ho fatto proprio dentro le traverse abbastanza complicato da raggiungere. C'era una strada chiusa, il navigatore mi mandava lì, ho dovuto fare un altro giro. Vabbè, comunque. Scaricato. Mo' vado fuori, andiamo a Ostia. Allora ragazzi, sto dentro Ostia Lido. Anche qua è stata un po' attribulata la faccenda perché c'è stato un paio di divieti su delle strade che non ci potevo passare, quindi ho dovuto fare un giro un po' più largo. Adesso sembra che ci sono quasi un chilometro e tre. Devo attraversare sto cavalcavia per la ferrovia. Qua è un bel casino. Tutti parcheggiati in seconda fila. Alla fine della strada girate a destra, poi alla fine della strada girate a sinistra. Girate a destra. Alla fine della strada, girate a sinistra. Non so perché mi voleva far andare là. Tra 80 metri
giù in fondo, ci sono arrivato, ragazzi. Vabbè, dai, mo vado a vedere per scaricare e ci aggiorniamo a dopo. Allora, ragazzi, ho scaricato. Mo sto cercando di uscire qua da Ostia Lido. Mo qua il navigatore vuole che giri a destra, io sto cercando di evitare il più possibile la via centrale. Però qua giù dovrò girare per forza. Mezzogiorno. Fa caldo. Qua pure lo scarico è stato veloce qua, perché hanno usato il muletto, quindi non è che ho tribulato io. Il problema è stato arrivarci, che lì è una via a doppio senso, che c'è sta un sacco di parcheggi, un sacco di attività, tutto in doppia fila, un casino. Mo per uscire pure c'è stava un furgone dei trasloghi in mezzo. Girate a destra, poi alla fine della strada girate a sinistra. Comunque, questi sono lavori esclusivamente da rimorchio corto o da motrice. Non si può assolutamente fare con un bilico lungo sti lavori, perché già così è tribulata. Mamma mia, ragazzi, oggi proprio il top dello stretto. Top dello stretto. Se passa da una strada perfetta come questa a una strada tutta sfondata con l'avvallamenti che nemmeno li vedi, che basta che vai a 35 all'ora, qua dentro esplode tutto, devo la via tutto. Mamma mia. Fine, sono sbucato sul lungomare. Adesso, se non ricordo male, dovrei fare un pezzo di litoranea e poi mi dovrei addentrare a Berabrilia, perché devo andare a fare un'ultima consegna al Lanuvio.
Allora ragazzi, eccoci qua, sono le 13.24, sto fermo già da una ventina di minuti, no di più, sì 20 minuti, sto qui a Lanuvio, ho fatto pure l'ultima consegna e mi sono parcheggiato sotto una pianta all'ombra, acceso l'aria condizionata, mo faccio pranzo e vedo un attimo di sentire la base per capire quello che devo fare, come mi devo organizzare, quindi mo, con tutta calma, tanto ho ancora 3 ore di guida e 6 ore di impegno, quindi c'ho tempo. A casa non ci vado di sicuro, però mi avvicino un po'. Vabbè dai, intanto faccio pranzo, ci vediamo dopo. Eccoci qua nuovamente in marcia, dopo una pausa di 3 ore mi sono fermato, dopo lì appena scaricato mi sono fermato all'ombra, ho trovato un bel posto, ho fatto pranzo e ho approfittato, mi sono stato 3 ore fermo, tanto c'avevo tempo di impegno che mi avanzava, ore di guida ne erano rimaste poche. Ho approfittato, mi sono rilassato un po', sono stato un po' tranquillo. Mo sto qua sulla pontina in direzione Roma, vado a ripiare il raccordo, cerco di uscire da Roma, di fare il raccordo e di andare in A1. Mo vediamo quello che posso fare, perché mi ha detto il capo che oggi devo fermarmi a 9 ore, quindi da quando ho finito la pausa lì avevo 2 ore e 12 disponibili per stare le 9 ore, quindi vediamo quello che posso fare. Ho fatto già 40 minuti, sto ancora qua sulla pontina. Se riuscissi a entrare in A1 e fermarmi su un'area di servizio abbastanza grande sarebbe perfetto. Va bene, dai, faccio strada, vediamo com'è. Mo andà su, facciamo il raccordo dalla parte nord, dalla parte del mare, diciamo. Dovrebbe essere un po' più sgombro.
amici, eccoci qua. Sono le 21 e 22 e mi sono fermato da un bel pezzo. Erano le 6 e ho fatto la doccia, ho fatto cena. Adesso ho finito di riordinare un po' qui le varie cose della cabina. Mi sono apparecchiato col computer e penso che starò un'altra oretta a cazzeggiare, rilassarmi, e poi me ne vado a dormire. Domani parto alle 7 da qua, quindi stasera mi faccio pure una bella pausa lunga, mi riscappa di fare una bella dormita. Va bene, dai, giornata devo dire bella concentrata, perché alla fine a luna avevo finito di scaricare, quindi dopo pomeriggio stavo tutto relax. Poi ragazzi, io mi metto un pochetto qua in relax a fare le cose mie. Vi saluto, ci vediamo alla prossima e come sempre pollice in su, e se volete commentate, alla fine se vado parole, dai. Vabbè ragazzi, saluti, alla prossima.